Nella nostra scuola, il Liceo Scientifico Galileo Galilei, dopo le lezioni, ormai da anni, alcuni di noi studenti si trasformano in artisti d'altri tempi. Protetti da lunghi grembiuli, ci incontriamo per dipingere le pareti dei corridoi della scuola. A volte lavoriamo scalzi, per non sporcare le scarpe, sopra i cartoni stesi in terra, al punto di somigliare a dei pittori rinascimentali, intenti ad affrescare la parete di una chiesa o di un palazzo nobiliare. Sotto la guida dell'insegnante di storia dell'arte, la professoressa Lina Frusciante, eseguendo il vero e proprio rito dell'arte, creiamo prima di tutto gli sfondi, dipingendo le pareti, e poi iniziamo il lavoro sui bozzetti. Le bestie di Federico Tozzi hanno iniziato a vivere tra queste pareti, offrendo al visitatore lo spettacolo palpitante della natura, che il grande scrittore senese ha immaginato in una serie di brevi prose, in cui al termine di ognuna appare una lucertola, un'ape, un topo o una civetta. Così come abbiamo rappresentato i luoghi simbolo della letteratura tozziana, come l'Arco dei Rossi, la Cappella di San Bernardino fuori Porta Tufi o il Podere di Castagneto sulla collina di Poggio al Vento, scenario dell'Amore di Pietro per Ghisola. Poi, in occasione dei 700 anni dalla morte del sommo poeta, ci siamo cimentati nella rappresentazione dell'opera più alta della letteratura italiana, la Commedia di Dante Alighieri, illustrando episodi celebri dell'Inferno, del Purgatorio e del Paradiso. Paolo e Francesca, Caronte, il Conte Ugolino, Aracne. Casella. Cacciaguida. Riccarda Donati e molti altri. Ogni anno, con tanta tenacia e passione, questo cantiere continua la propria opera, attraverso tecniche sempre diverse. Ogni anno si aggiungono nuovi studenti, che si alternano agli altri nelle varie fasi del lavoro, dalla creazione dello sfondo ai disegni veri e propri. Ora è la volta del tema della donna al piano d'ingresso. I fondi oro sono già pronti per ricevere il ritratto di Grazia Deledda, prima scrittrice italiana ad aver ricevuto il premio Nobel per la letteratura, e l'immagine delle canne al vento, che dà il titolo a uno dei suoi romanzi più celebri. Poi, un giorno, ci siamo trovati a sorpresa al cospetto del ritratto di Frida Kahlo, che veniva meticolosamente ultimato dalla sua autrice. Ciao, mi chiamo Luisa Barzanti e frequento il Liceo Scientifico Galileo Galilei nella classe da Arzelle e ho deciso di raffigurare Frida Kahlo, una donna che ha cambiato sicuramente la figura della donna pittrice, della donna politica e ha combattuto contro i canoni estetici, sociali e morali della società messicana in cui ha vissuto. Infatti Frida nasce nel 1907 a Coyoacán, in Messico, ma lei sosteneva di essere nata nel 1910 perché si sentiva figlia della rivoluzione che è avvenuta in quell'anno. Lei per tutto il corso della sua vita ha partecipato attivamente alla politica,
è stata parte del Partito Comunista Messicano, tanto che ha ospitato addirittura Lev Trotsky in fuga da Stalin, il suo nome era su tutti i giornali, e proprio dai giornali sono partita per realizzare il mio disegno. Infatti, come prima cosa ho fatto delle ricerche su di lei e poi ho stracciato queste ricerche, le ho sbriciolate in mille pezzi e ci ho composto la sua pelle in modo che fosse il suo stesso volto, la sua stessa pelle, le sue cicatrici a raccontare la sua storia allo spettatore. E partendo da questa base di parole che descrivessero questa artista, questa icona, ho iniziato a montare con i colori, con diversi tipi di tessuti, di materiali, quello che secondo me è stata Frida Kahlo. Infatti ho messo molto me stessa in questo dipinto, tanto che forse in fondo questa è più la mia storia che la sua. E questa è la visione che io ho di Frida Kahlo, quindi di una persona piena di colori, piena di vivacità, una persona che ha speso se stessa per la politica, per gli altri. Infatti Frida Kahlo non poteva camminare perché a 18 anni è stata vittima di un incidente, e nonostante questo non si è mai fermata, e la stessa ha detto che lei non aveva bisogno dei piedi per camminare perché aveva le ali per volare. E questo l'ha spinta più avanti nel corso della sua vita a fare grandi cambiamenti, a portare grandi cambiamenti alla società in cui ha vissuto. Quindi ho racchiuso tutte queste emozioni, questa voglia di cambiare, e l'ho espressa attraverso i colori, attraverso le forme e attraverso dei giochi di materiali. Infatti la veste è in stoffa, in pezzi di stoffa attaccati uno sopra l'altro. E sopra i capelli ho costruito una corona di fiori in modo che dessero tridimensionalità e vivacità al dipinto. A questi si stanno aggiungendo altri ritratti di donne nella letteratura, nella storia, nelle arti e nella scienza. Mary Shelley, Giovanna d'Arco, Carla Fracci, Angela Davis, Marie Curie, Amelia Earhart, Malala Yousafzai, Simone de Beauvoir, Samantha Cristoforetti, Wangari Maathai, Ada Lovelace, Virginia Woolf. Ciao, sono Martina Baroni della classe 3L, indirizzo internazionale, e la donna che ho ritratto è Virginia Woolf, una celebre scrittrice del XX secolo. Virginia Woolf è cresciuta con i fratelli in un ambiente intellettualmente stimolante ed è diventata un mito per femminismo e letteratura, ma la sua vita fu segnata da diversi traumi che la portarono all'instabilità mentale e a diversi tentativi di suicidio. Ma non è la sua storia che voglio raccontare nel murales, e francamente non spetta nemmeno a me. Infatti è Virginia Woolf stessa che racconta di sé. Io ho semplicemente raccontato come. Infatti, nei suoi libri si trovano continui riferimenti alla sua infanzia, a temi su cui si è confrontata, a periodi che ha vissuto. Per esempio, in Gita al faro c'è riferimento al faro che caratterizzava il paesaggio delle vacanze al mare. Ciò che voglio dire è che la sua essenza si trova proprio nei suoi racconti. È vero che abbiamo accesso a informazioni sulla sua biografia, ma come conosciamo per davvero questo personaggio? La risposta è grazie ai suoi libri, in cui lei ha lasciato un pezzo di sé, nello stesso modo in cui i pittori si rispecchiano nelle loro opere d'arte. Così, con l'impiego degli acrilici, ho deciso di rappresentarla in bianco e nero in una posa statica, quasi annoiata, e ho lasciato che fossero i suoi libri a dare colore alla situazione e a rendersi protagonisti, anzi sarebbe meglio dire narratori, della sua storia. E questo discorso vale per tutti coloro che hanno qualcosa da dire con le loro opere, che possono essere poesie, libri, disegni. E ritenendomi un po' un artista a mia volta, penso che questo discorso valga anche per me. La nostra ambizione e il sogno dell'insegnante è quello di aggiungere QR code, affinché attraverso le risorse multimediali il visitatore possa conoscere le biografie di queste donne illustri e il cammino da esse compiuto.
Con il nostro murales abbiamo cercato di rappresentare donne che hanno rotto gli schemi propinati dalla società a loro contemporanea, rifiutando di ridurre la propria personalità al semplice ruolo di madre o di moglie. Sono figure che hanno portato con sé delle grandi innovazioni e che soprattutto hanno aggiunto giorno dopo giorno un tassello alla strada che porta alla parità di genere e alle pari opportunità. I nostri ritratti non sono dunque che un tributo, un caloroso grazie. Cinque anni fa è stato creato anche un plastico in terracotta invetriata con la rappresentazione dei pianeti, cotto nel forno del liceo artistico e che si può ammirare fuori della porta d'ingresso della scuola. È stato un enorme piacere per me poter contribuire a questo progetto aiutando Martina, non soltanto perché mi ha dato l'opportunità di scoprire una scrittrice come Grazia Deledda, ma perché ho potuto riflettere maggiormente sui temi da lei affrontati in Canne al Vento. Grazia Deledda ha contribuito alla letteratura italiana con i suoi numerosi romanzi. Sopra il collage di pagine ho incollato una stampa trasparente con i suoi lineamenti e le sue ombre, che ho tracciato in digitale. I colori che ho usato per quest'opera sono soltanto il bianco crema delle pagine, il nero del testo e delle ombre. Ciò fa pensare come se la figura di Deledda fosse stata stampata sul collage. In realtà la scelta delle canne come soggetto del dipinto può sembrare un po' scontata, però penso che sia stato il modo più efficace per trasmettere i messaggi che la scrittrice vuole dare con il libro, che fra l'altro sono inseriti metaforicamente all'interno del titolo. Infatti la scrittrice pensa che gli uomini siano come le canne, esse sono così fragili che possono essere spezzate con un nulla, sono pronte per essere spazzate via dal vento, e così anche gli uomini, che sono consapevoli di essere impotenti davanti all'enormità della sorte, eppure ricercano sempre quella stabilità, seppur precaria, nei rapporti familiari, nella fede. Così ho cercato di riportare questa ricerca dell'equilibrio, di un ordine nel dipinto, e in questo mi ha aiutato fra l'altro la tecnica che ho scelto di utilizzare. Infatti con gli acquerelli ho potuto trasmettere questa leggerezza apparente del paesaggio, caratterizzato dal vento che, spazzando via le canne, si rende a sua volta protagonista del dipinto. E gli acquerelli inoltre mi hanno permesso di non focalizzarmi solo sui singoli elementi, ma di vedere la bellezza del paesaggio nella sua integrità. Ho trovato molto interessante prendere parte a questo progetto, e la cosa che mi rende più soddisfatta è sapere che questo murales in onore di questa meritevole scrittrice adesso è visibile a tutti quelli che entrano nel liceo Galileo Galilei.
Proprio verso la conclusione dell'anno scolastico, il lavoro sul murales ha vissuto in pochi giorni una vera e propria apoteosi creativa. Con la rifinitura e il completamento di numerosi episodi della Divina Commedia, di alcuni dei ritratti femminili e con il loro fissaggio a parete. Il murales è sempre in movimento, sempre in crescita. Comincia da un'idea, poi prende la forma, si fa opera e poi prosegue a espandersi attraverso le emozioni di chi lo ammira, di chi ne rimane folgorato, di chiunque se ne porti a casa una foto, un ricordo o il desiderio di tornare a scuola per ammirarlo ancora una volta. Questo racconto era quasi concluso. Mancavano solo i graffiti che decorano la zona attorno al bar del liceo, dal titolo Human Connections. Giunti al cospetto di questa affermazione secondo cui l'arte è fatta per disturbare e la scienza per rassicurare, qualcosa nella nostra mente si era inclinato. Dove era stata presa quella frase? Alcuni la attribuiscono a Salvador Dalí, altri a George Braque. Anche se non sarebbe bastata certo una citazione a far vacillare il nostro compito, bisogna riconoscere che il dubbio l'aveva instillato. Qualcosa mancava. Era pur sempre una sentenza amara da leggere nelle pareti di una scuola, luogo ove più di ogni altro si coltiva la speranza di cogliere i nessi della realtà e di afferrare le trame sottili che reggono i suoi significati. Proviamo di nuovo. Niente. Forse non si deve necessariamente trovare una conclusione. O forse non siamo abbastanza forti per trovarla. Poi, mentre rassegnati, ce ne stavamo andando, quell'articolo a parete ci ha chiamato.
Stella, abbiamo bisogno del tuo aiuto. Tu conosci questa insegnante, vero? Abbiamo incontrato la professoressa Monica Gaggi il 23 maggio 2023. Ci ha parlato di un progetto dal nome Circolarità del Futuro, che in realtà è stato un racconto della vita. Cara professoressa, grazie alla chiarezza di ciò che avevi visto e che ci hai spiegato, le parole hanno iniziato a brillare dell'amore che anima la poesia e, alla stessa maniera, i numeri a risplendere della loro purezza. E ciò che ci hai mostrato non è la conclusione che cercavamo a questo racconto, ma l'inizio di uno nuovo.